assist in carriera o no? No, è in Serie C la quarta. Quindi sei un abbonato lì. No, vabbè, diciamo che ogni tanto capita, dai. Ne ho fatte tre nell'ultimo anno intero, quattro alla Giana, e ecco, questa è la quarta. Sono contentissimo che sia arrivata oggi, questo campo difficile. Campo difficile, lo sapevate, l'avete preparata, pensata, sì, come una squadra? Assolutamente sì. Lecco, tra l'altro, conosco tanti ragazzi, Giudici, che era Monza, Scaccavarozzi, che era Renate, Pedrocchi, che ci ha giocato in primavera insieme, Capogna, che era in... sono tutti giocatori che conoscevamo, che temevamo, anzi, che rispettavamo, più che temevamo. E l'abbiamo preparata al meglio, come sempre, con grande intensità, con grande umiltà, e niente, siamo veramente felici di aver continuato, di aver dato continuità a questo percorso, e continueremo sicuramente a lavorare sodo da martedì. Mister dice che, almeno viste anche alcune indisposizioni, questi giocatori non disponibili in questo momento, ti sacrifica anche in un ruolo che magari è un pochino diverso dal tuo, però sacrificarsi con due gol, sì, dire che va bene. Oh, sicuramente sì, se si pensa a un 3-5-2 classico magari si pensa a un giocatore più di posizione, però la mezzala, se il modulo è questo, insomma il mio ruolo è quello, l'ho fatto sia in primavera la mezzala, sia in Serie D, sia in Serie C, insomma l'ho sempre fatta quando si giocava tra in centrocampo, per cui ecco, ci si adatta, si sta zitti e si pedala, insomma. E si segna, il primo tempo si poteva chiudere questa partita. Sì, ce lo siamo detti anche in spogliatoio, che con un pizzico di determinazione e cattiveria in più si poteva chiudere la partita nel primo tempo, però ecco, bisogna dar merito anche agli avversari, perché oggi secondo me abbiamo trovato un ottimo Lecco di fronte, e ecco, l'abbiamo chiusa sul secondo e ecco, ce la portiamo, siamo felici così, diciamo. Una squadra che sa soffrire, perché poi nel secondo si è sofferto sicuramente più che nel primo, dove non si è posto praticamente a rischi. Sì, siamo una squadra dove anche i giovani sembrano esperti in certi momenti della partita, dove sappiamo soffrire tutti insieme, ed è stupendo il clima che c'è in campo nel momento di difficoltà, perché nessuno, penso io per primo, non si sente mai solo, e questo secondo me è il punto più importante per portare a casa anche questo tipo di partite. Più bello il primo, più bello il secondo, se dovessi fare una classifica tua dei due gol. Beh, oddio, il secondo perché era allo scadere, per cui ero sicuro avremmo vinto la partita, per cui l'emozione è stata veramente forte, poi eravamo sotto il nostro pubblico, che ringraziamo tutti quanti anche per essere stato presente oggi, per cui dai, scelgo il secondo se devo scegliere.